ministro ai numi. Ora, fra gli Elleni, sorge una città che ha nome da Pallade. Atena! Dove Febo? Chi? Apollo! Dove Febo forzò a nozze Creusa? E ignoto il padre che lo volle il nome, portò nel grembo il peso e giunto il giorno nella sua casa, a luce diede un... Ancora successo di pubblico ad Eraclea Amino per il circuito Teatri di Pietra. La tragedia di Ione, portata in scena dal maestro Aurelio Gatti, ha riscosso un enorme successo. A margine dello spettacolo abbiamo sentito Cinzia Maccagnano, che ha interpretato Creusa. Ione, oltre che in sala prove, è anche molto... diciamo dell'attore o anche di chi ha adattato il testo, insomma lavora dentro, come dico io, no? Il personaggio in qualche maniera tuttora, per me è ancora in lavorazione, oggi è una replica che mi ha fatto scoprire delle nuove cose, quella di domani chissà, è un personaggio, il mio in questo caso, che devo portare la tragedia mentre attorno a me c'è la commedia. Non è un lavoro finito, non può finire mai, è continuo, è sempre in continua evoluzione, tensione che sera per sera permette un risultato, spero, insomma, credibile, possibile, visto che, appunto, come diceva lei, c'è la commedia e la tragedia quasi in contemporanea, si alternano le emozioni e chi ha il compito di portare la tragedia deve tenerla sempre con sé e portarla sempre avanti, nonostante quello che succede attorno. Ecco, dicevamo, si passa dal sorriso al pianto, è così anche nella vita? Beh sì, certo, direi di sì. Anzi, nella vita l'ironia è fondamentale, altrimenti insomma, è fondamentale. Direi che spesso si fa dell'ironia proprio su delle piccole tragedie, così si cambia il ritmo, dico io. No? C'è un ritmo che va inesorabile e un altro che è un po' più frizzante. Ecco, Creusa è una moglie che sceglie di illudere il marito per buona pace di tutti e quindi tenersi il figlio. Sì. Questa è una scelta da biasimare oppure una scelta da accettare? Beh, è una scelta da biasimare, innanzitutto ci sarebbe eventualmente la violenza che lei ha subito, quindi io, poiché sono una donna, difendo sempre le donne. Le scelte delle donne sono quasi sempre scelte molto, in realtà sono istintive ma anche ragionate. Le donne sanno caricarsi il peso della responsabilità. Si assumono sempre una responsabilità che può essere quella appunto anche di mettere su una famiglia quando non ci sono nemmeno i presupposti. È vero, questa lei mi ha anticipato l'ultima domanda che era appunto che trattava appunto la violenza sulle donne, che è comunque un tema attuale. Io sempre le donne perché nei secoli credo che si siano fortificate, oggi le donne forse sono più forti, ma probabilmente perché nei secoli hanno avuto modo di, sono state messe a dura prova, quindi credo che oggi le donne siano abbastanza fortificate e almeno consapevoli della loro debolezza fisica e quindi hanno sviluppato forse altre forze. Altre difese. Altre. Bene, la ringraziamo molto per la sua disponibilità, complimenti ancora per l'ottima Grazie. Interpretazione Grazie. E a presto.